Benvenuto sulla vetrina degli emergenti. Radio Smeraldo sta cercando proprio te. Buon ascolto. Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi torniamo con la seconda puntata della vetrina degli emergenti in compagnia di Rev. Ora ti guardo con un altro mentre penso che vedrei tutto un po' diverso se ci fossi te, se ci fossi te, se ci fossi te. Vedrò ancora in quel bicchiere riflesso di te. Ciao e benvenuto. Ciao Giacomo e ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao a te Rev, come va? Tutto bene? Tutto bene, dai te. Tutto bene, grazie. Ok. Ok, allora guarda, io direi di partire da subito con le domande e voglio da subito chiederti come nasce la tua passione per la musica. Vabbè, allora, la mia passione per la musica diciamo che nasce fin da bambino. Ce l'ho fin da bambino e per farti un esempio, quando ero piccolo già andavo magari a cercare di karaoke e mi mettevo a cantare. Così da solo in camera. E quindi è stata una cosa che avevo fin da quando ero piccolo. Poi crescendo ho sempre avuto la voglia di scrivere una canzone, no? Però non ci riuscivo, cioè mi mettevo davanti questo foglio di carta e non riuscivo mai a scrivere nulla interessante, nulla. Sì. Fino a quando 3 anni fa, sembra sì, 3 anni fa, perfetto, 3 anni fa praticamente in un periodo un po' particolare, dovevo praticamente parlare con qualcuno, sfogarmi, allora ho preso questo foglio di carta e in 2 giorni ho scritto la mia prima canzone. Ho capito, ottimo. Senti, ma c'è qualche cantante in particolare che ha influenzato la tua musica? Diciamo che io ascolto un po' di tutto, quindi ascolto da magari cantanti di questi tempi qua, quelli magari che hanno pubblicato canzoni magari quando ancora neanche ero nato, quindi ascolto un po' di tutto. Diciamo che che mi influenzano, non lo so, però posso dire che ascolto io spesso e volentieri Fabrizio Moro, infatti sono un suo fan, cioè quando posso vado ad ascoltare se riesco, e poi ascolto un po' di tutto, Ultimo, poi Johnny Scandal, insomma un po' di tutti i generi, diciamo. Ho capito. No, che mi hanno influenzato, no, cioè non ti ho detto, alla fine penso che la musica, cioè un ragazzo che fa musica scrive e canta ciò che è dentro, cioè nel senso, è come dire a calcio, cioè, se immaginassimo Buffon a fare l'attaccante, non so se sarebbe arrivato dove è arrivato oggi. Certo, diciamo, giusto. Dentro, no? Sì. Assolutamente. Senti, ci puoi dire qual è il significato del tuo nome d'arte? Certo, il Rev, intanto è una parola francese che significa sognare. Perché? Allora, perché intanto, secondo me, la musica ti fa sognare, no? In un certo sì. Senso. Magari ascoltando una canzone ti fa ricordare un determinato periodo, ti ricordi, ti fa, ti sostiene, ti cura, cioè magari trovi parole di conforto nella musica. Sì. E quindi diciamo che la musica ti fa sognare, poi anche per un altro motivo, perché comunque io scrivo di solito canzoni che parlano d'amore, come tema, e comunque penso che è una cosa che troviamo un po' tutti, cerchiamo un po' tutti, diciamo che quindi come la musica, l'amore penso sia un sogno anche questo, quindi questo quale nome potrebbe
adattarsi a tutto questo e sono riuscito ad arrivare a Rev. Ho capito. Senti, noi abbiamo mandato poco fa in onda un tuo singolo, ovvero Lettera per te, che è, fra i tanti, è quello che ho scelto di far conoscere al nostro pubblico, perché penso che sia uno dei più belli, perché ha un bel testo, ha un sound molto molto bello. Ma in generale tu a chi ti ispiri quando canti? Ma io quando canto e scrivo, cioè, non mi ispiro a nessuno, cioè, come ti ho detto prima, quando scrivo ad esempio non è che penso a qualcuno, io scrivo quello che in quel momento il mio cuore mi dice, no? Sì. Quindi io diciamo che non mi ispiro a nessuno, che scrivo solo semplicemente ciò che sento dentro, ciò che mi dice il mio cuore in quel momento, quella sera, in quella notte, insomma, in quel momento della giornata in cui voglio scrivere, insomma. Ho capito. E che progetti hai per il futuro, invece? Vabbè, in futuro intanto sto lavorando al mio primo disco ufficiale. E ancora la tempistica non te la so dire, però sto scrivendo. Poi adesso non so quando neanche, cioè non so neanche se in questo mese qui, però comunque dovrebbe uscire il videoclip ufficiale dell'ultimo brano, che è Il coraggio di diventare grande. E quindi insomma, prima esce il videoclip, poi ce l'ho al disco, e poi quando lo finirò uscirà. D'accordo, e allora guarda, noi ti ringraziamo intanto per essere stato qui con noi. Ringrazio voi, ringrazio te Giacomo. Grazie per l'opportunità. Grazie a te. Guarda, se posso darti un consiglio, continua a fare musica, perché davvero tu hai un dono, cioè quello di saper utilizzare molto bene le parole e di trasformarle in musica, e ti posso assicurare che questa qui non è una cosa che capita a tutti. Grazie mille. E io finché appunto io tutto quello che faccio provo a metterci il cuore, poi alla fine diciamo che anche se tre persone arriva il messaggio, comunque arriva quello che volevo dire in quella canzone, già sono felici, soddisfatto come se avessi cantato davanti a un miliardo di persone. D'accordo Rave, ok. Ti ringrazio per queste parole. Grazie mille a te, ciao, alla prossima. Grazie. Bene ragazzi, oggi abbiamo dato voce ad un grandissimo emergente come Rev, ragazzo che ha davvero una bellissima voce, le idee molto chiare e a cui assolutamente tutta la radio augura il meglio. Ovviamente, se anche tu sei un artista emergente, se ti ritrovi a muovere i primi passi nel mondo della musica, se credi di avere le capacità per sfondare, contattaci. Radio Smeraldo sta cercando proprio te. Qui dal vostro Giacomo è tutto. Un saluto a tutti voi e ciao ciao!